Si è svolta ad Aguilar Sabazia la festa della Madonna delle Grazie, o festa di settembre, per celebrare tradizioni e storia del paese lacustre. Questa festa si fa da tantissimi anni e quest'anno l'abbiamo fatta diversamente dagli altri anni, perché abbiamo invitato le associazioni che ci hanno dato una mano a fare questa festa. Oggi è la giornata conclusiva, questa 2 giorni di festa, la festa di settembre, la tradizionale festa in onore della Madonna e del patrono San Biagio, il patrono di Anguillara. Abbiamo avuto un calendario ricchissimo di eventi che hanno coinvolto tutte le attività associative locali, quindi con diversi spettacoli, con un percorso enogastronomico all'interno delle vie del centro storico che ha fatto rivivere, si parla molto dei borghi ultimamente, ha fatto rivivere il nostro bellissimo borgo affacciato sul lago. Musica, libri, cinema e gastronomia in un weekend in cui si è rinnovato il gemellaggio con Blanca. Come al solito ci sarà una processione che porterà la Madonna qua dalla chiesa della Collegiata fino giù alla chiesa della Madonna dell'Arena, santuario della Madonna dell'Arena, dove ci sarà una benedizione. Lungo il percorso si incontreranno con il santo patrono San Biagio, dove ci sarà il loro incontro e poi andranno entrambi giù al santuario sull'Arena e torneranno poi su dopo la benedizione. San Biagio alla chiesa di San Biagio, la sua casa, e la Madonna qua a casa sua sulla Collegiata. Ho collaborato con la Proloco di Anguillara Sabazia attraverso l'idea di realizzare una festa di settembre, che è una festa storica che si propone ad Anguillara fin dal 1600. Dove si festeggiava la chiusura delle messi. In questa occasione chiaramente il cibo era diventato il momento aggregante, il più importante. Siamo venuti a dare una mano in questa sagra per cercare di proporre dei piatti che sono un pochino più ricercati da un punto di vista qualitativo, di preparazione, quindi sia nella qualità delle cose che nella preparazione appunto dei sughi e delle verdure.